Ciao Bibio Fede, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a fare un unboxing super mega speciale. So che questa tipologia di video mi piace tantissimo, ma oggi è super speciale perché andiamo a spacchettare questi pacchetti tutti Amazon, perché sono i regali di compleanno delle mie amiche lontane ma vicine. Perché? Perché voi starete vedendo questo video proprio il giorno del mio compleanno. Io sto registrando il 3 luglio di sera. Se mi seguite su Instagram sapete che vi ho chiesto quando volevate vedere il video, se proprio il giorno del mio compleanno o nei prossimi giorni, e la maggior parte di voi ha votato per oggi, quindi sì, in onore del mio compleanno divento ancora più vecchia, andiamo a fare questo unboxing. Si tratta di 4 pacchetti da più persone che vi andrò man mano a citare, perché per lo più sono persone che sicuramente conoscete anche voi in quanto sono anche loro booktuber, ma ci sono anche c'è anche un regalo di 2 mie amiche che sono appunto lontane, mi mandano sempre il regalo perché purtroppo non possiamo vederci, però non vedo l'ora. E sono dei pacchetti che non vedo l'ora di aprire, anche perché mi sono arrivati nei giorni scorsi, ho dovuto aspettare che arrivassero tutti, volevo comunque aprirli vicino al giorno del mio compleanno. Ormai ci siamo, sto per diventare vecchia, quindi direi che possiamo aprire i regalini. Io davvero sono sempre troppo felice di fare questa tipologia di unboxing perché mi emoziono sempre tantissimo e non so cosa ho fatto per meritare tutto questo amore e queste amiche meravigliose. Comunque, visto che appunto oggi è il mio compleanno, per voi, perché per me non ancora, però oggi per voi è il mio compleanno, il 4 luglio, compio 28 anni ragazzi, incredibile, sempre più vecchia, eppure sempre uguale a quando avevo 16 anni. Comunque, possiamo iniziare l'unboxing, direi di cominciare da questo qui, che dovrebbe essere il regalino di Maria Cristina, che dovreste conoscere perché ha un blog che si chiama Chronicles of a Bookaholic. Andiamo ad aprire, sono emozionatissima. Wait, adoro! Ma è Dark Dawn! Oddio! No, vabbè. Buon compleanno, my darling. Cresci forte e impavida come la nostra amicizia, Cree. Love ya, Chris. No, vabbè, Dark Dawn. Adoro! Allora, when all is blood, blood is all. Io ho già Dark Dawn sia in italiano sia già in inglese in realtà, perché è una edizione in rigida, però volevo anche quella in flessibile perché le sto collezionando anche in flessibile, è un'edizione spettacolare, io sono innamorata, grazie, Cri! Che bella, la volevo troppo, ma quanto è bello Mr. Kindly, bellissima. Ci sono ovviamente le mappe, questa è l'edizione UK flessibile. Bellissima, 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 sono troppo contenta, quanto ho amato Dark Dawn ragazzi, quanti pianti, quanta tristezza, però grazie Cri, sono contentissima perché lo volevo, dovevo prenderlo perché ora la collezione è completa, grazie, 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 sono felicissima, felicissima, ovviamente il bigliettino va dentro come per tutti gli altri regali, grazie Cri, felicissima. Allora, andiamo avanti, voglio aprire questo qui che è di una, diciamo, grandezza media, dovrei aver preso le forbici, e questo qui invece dovrebbe essere da parte sia di Ludovica di Ludodreamer, sia di Sara di Orange Dinosaur Raur, quindi andiamo ad aprire. Ce l'ho fatta, non ho sbirciato ancora. Ora ho sbirciato, lo sapevo. Allora, ho visto una cosa e penso di sapere da chi delle due venga l'idea. Adesso vedo anche l'altro, però Dio, Ludovica, io lo so che sei tu, io lo so che sei tu. Questo è il Funko Pop di Quasimodo alla festa dei polli. È bellissimo. Io anche Smeralda l'ho preso qualche mese fa, ma volevo troppo anche Quasimodo. E guardate quanto è fatto bene, con tutti i dettagli. No, io sono troppo contenta. È bellissimo. Io e Ludovica siamo legatissime da questo amore per il Gobbo di Notre Dame, il film cartone animato della Disney, guardatelo, è meraviglioso. Grazie Ludo, sono contentissima. E
Allora, c'è anche un'altra cosa. Vediamo subito. Aiuto! Felicissima! È l'orso e l'usignolo, The Bear and the Nightingale, in inglese. Se mi seguite sapete quanto io ho amato e venerato questo libro. Sto al momento leggendo l'ultimo e mi sta piacendo tantissimo. Oddio. Io amo questo libro, lo amo e questa edizione per me è spettacolare, essendo una serie che mi sta piacendo tantissimo, è diventata una delle mie preferite. Ce l'ho in italiano, ma lo voglio anche in inglese, quindi... Ok, allora devo trovare i bigliettini. Allora, in calma, perché qui si impazzisce. Allora... Allora, da Sara, tanti auguri, mia compagna di avventure veneziane. Chi se le scorda le avventure veneziane, mamma mia. Sono felice che questo libro ti sia piaciuto così tanto, quindi dovevo assecondare le tue ossessioni. Passa un compleanno meraviglioso e divertiti. Sara, mi ho preso l'orso e l'usignolo. Grazie, Sara, sì, hai alimentato le mie ossessioni e dovrò prendermi anche gli altri, per forza, presto, perché sì. Oh, mio Dio, ma quanto è bello, quanto è bello. Grazie Sara, veramente un regalo meraviglioso, io lo amo, troppo, grazie. E poi c'è il biglietto di Ludovica, che ovviamente, buon compleanno gitana, il nostro amore per i Gobbo di Notre Dame ci unisce da sempre, quindi dovevo assolutamente farti questo regalo, un giorno guarderemo il film insieme cantando e piangendo allo stesso tempo, io veramente... Non vedo l'ora che arrivi quel giorno, perché credo che Ludovica sia una delle poche persone che ama il Gobbo di Notre Dame tanto quanto me. Grazie Ludo, io avevo il sentore che Quasimodo sarebbe arrivato da te. Non avevo dubbi, e quindi sono felicissima, grazie ragazze. Io sono innamorata. Innamoratissima di entrambi. Grazie, vi voglio bene a tutte e tre, fino ad ora citate. Allora, andiamo avanti. Prima di aprire il pacco più grande, che è quello delle mie amiche, lontane ma vicine, che non sono booktuber e quant'altro, apriamo questo qui, che dovrebbe essere quello di, cioè è sicuramente quello di Chantal di Fairy Widow Be Fit, Giada di Link and Save Us e Camilla di Camille's Journey. È pesantissimo, quindi boh, non ho idea. Oddio, è lui! Sono pagine dorate quelle che vedo? Sì! Ma siete pazze! Ma... Sono un attimo... aiuto, non me l'aspettavo questo! Allora, ragazzi, è Terramare, edizione nuova di Oscar Wilde con le pagine colorate, dorate. Io l'ho visto in libreria e me ne sono innamorata, cioè guardate... La bellezza di questo libro. Ci sono anche le illustrazioni, ma anche illustrazioni colorate dentro, perché l'ho già visto in libreria e me ne sono innamorata, ma io non pensavo che queste pazze me lo prendessero. È bellissimo, ragazzi, vi giuro, è uno dei libri più belli che abbia mai visto. Mamma mia, ma quanto è bello, quanto è bello. Oh, vabbè, io... Siete pazze, pazze. Abbiamo venduto la nostra anima al tuo ragazzo. Ecco, capito? Ora vi spiego. Rubandogli spudoratamente la sua idea regalo. Sulla copertina c'è un drago. Statti accorta che morde. Ti vogliamo tanto bene, tanti auguri. Da Feira, Ofelia e Cristina da Feira. Ora vi spiego tutto. Allora, io avevo detto al mio ragazzo, che mi aveva chiesto cosa vuoi quest'anno per il compleanno, siccome mi aveva già preso il regalino, ho detto vabbè, prendimi una cosa piccina, un libro, mi piacerebbe avere Terramare perché è stupendo, e io non me l'aspettavo quindi da loro, quindi gli hanno rubato l'idea, quindi il pacco Feltrinelli che attende di essere aperto domani, che cosa contiene? Aiuto! Comunque, sono senza parole, io vi amo, è bellissima. Le ragazze non avevano altre idee e quindi hanno rubato l'idea al mio ragazzo, mi sono contentissima. Feira e Camilla, ovviamente, è la nostra Feira, Ofelia è la nostra Giada, perché Giada e Ofelia. Cristina da Vena è Chantal, perché Chantal invece di, giustamente, bestemmiare quando uno si arrabbia, dice Cristina da Vena. Ragazzi, io vi voglio bene, lo sapete, siete le mie amate personcine della mia book squad del cuore e Terramare meraviglioso. Sono contentissima, contentissima. Non me l'aspettavo, cioè la sorpresa più grande. Allora,
ultimo, ma non per importanza, anzi anche perché è il più grande, sono curiosissima, non ho idea di cosa ci possa essere. Il primo pacco che mi è arrivato e vi giuro che non ho assolutamente idea, perché queste amiche mi sorprendono sempre, non vedono la mia wishlist, non vedono niente, loro vanno e prendono. Le amo tantissimo. Loro sono Charlie, che in realtà potete trovare in realtà su qualche social, ha un podcast, ha una pagina di grafica, è bravissima. E poi la mia amica Anna, che in realtà abita relativamente vicino a me, ma per Covid e quant'altro non ci vediamo da mesi. Comunque, oddio, ragazze, io vedo una forma e vedo un biglietto che leggo dopo. Vedo questa forma. Io non so se avete fatto la pazzia, perché se l'avete fatta siete pazze, appunto. Avete fatto la pazzia? No, adesso mi sento male sul serio. Non, calma. Non mi sto... Oh mio Dio. Oh mio Dio, c'è anche il motore in sottofondo, ma io sto impazzendo. Aiuto. Allora, per i fan di Harry Potter questa scatolina è ben chiara, ma... Madonna ragazzi, mi sto sentendo male. Aiuto. Ora vediamo la bacchetta. Perché è una bacchetta. Oh mio Dio. No ragazzi, ma voi siete pazzi. Cioè, io non ho parole. È la bacchetta di Hermione. È la bacchetta di Hermione Granger. Aiuto, è bellissima. Ma quanto è bella. Quanto è bella. Io non so se vedrete mai i dettagli di questa bacchetta. È bellissima. Oh mio Dio. Ma poi la scatola. No ragazze, voi siete pazze. Ma proprio questa è follia pura. È bellissimo. Voi siete pazze. Io mi stavo sentendo male. Cioè capite che questi regali, aiuto. C'era anche questo. Penso sia il negozio. Siamo andate da Ollivander, così sarei pronta per settembre, e ci ha detto che questa è la bacchetta giusta per te. Buon compleanno, amici, dalle tue amiche speciali. Grazie. Voi siete pazze scatenate. Io sono contentissima di questa bacchetta. Voi non lo sapete, ma io vorrei collezionarle praticamente, le bacchette di Harry Potter. La prima bacchetta che comprai era quella di Piton, ma altre che vorrei erano proprio quella di Hermione, di Silente, di Sirius, di Harry. Io veramente vorrei prenderle tutte. Grazie, amici, grazie, vi voglio bene, siete pazze. Cioè, rischiavo l'infarto, non sto scherzando. Rischiavo l'infarto. Comunque, questi tutti i regalini che dovevo aprire. Io sono contentissima, facciamo un recap. Allora, la mia adorata Maria Cristina di Chronicles of the Bookaholic mi ha preso Dark Dawn e mi ha fatto completare la mia collezione di Nevernight. Sara di Orange is the New Black, The Bear and the Nightingale, quindi L'Orso del Signore in inglese, alimentando la mia ossessione. Grazie, veramente. Ludovica e Ludo Dreamer, Quasimodo, ma ovviamente doveva essere così. Quelle pazze della mia book squad, non so più parlare, sono troppo emozionata. Terra Mare, che è un book porn assurdo, e le mie due amiche, la bacchetta di Hermione, lasciandomi completamente senza parole e quasi con un infarto in corso. Detto questo, questi pacchetti, io ripeto come dicevo all'inizio, non so cosa ho fatto nella mia esistenza per meritare tanto amore, delle bellissime amicizie come queste, persone che mi rendono felicissima anche solo con questi pensierini, perché mi conoscono bene. Io vi ringrazio veramente, grazie.
Grazie mille, sono felicissima, mi avete reso il pre-compleanno meraviglioso, adesso vado a sistemare tutto e ad ammirare tutto quanto. Grazie mille ragazze, vi voglio tanto bene a tutte voi, davvero tanto. E che dire, bibliofili, questo è l'unboxing super speciale del compleanno. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se appunto il video vi è piaciuto. Io ovviamente poi vi farò un video in cui vi farò vedere tutti gli altri regali anche che ho ricevuto da altri amici, fidanzato e parenti. Già con questi però sono non felice di più. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie ancora a tutte le ragazze, le mie amiche. E... niente, vi lascio nell'info box tutti i link dei miei social, come sempre, se volete seguire anche lì. Grazie mille per ogni commento, per ogni mi piace, per ogni iscrizione. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, divertito, tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!